Ma che bello, la gelosia si curerà con una pillola, ma lo sapevate questa cosa? Stamattina navigando in internet sappiamo anche questa. Poi ne parleremo sicuramente nei giorni a venire, al momento non abbiamo tempo anche perché sta arrivando un altro spazio che ci piace molto ascoltare, dedicato al disco verde. Poi troveremo un gruppo di ragazzi che parleranno della loro musica, rimanete con me. Disco verde. Colori, radio a colori. Finalmente a Viterbo il Veglionissimo in maschera per bambini. Domenica 10 febbraio presso la discoteca Teatro di Viterbo si esibiranno dal vivo i Raggi Fotonici, i cantanti delle sigle dei cartoni animati più amati dai bambini. E a seguire animazione e giochi. Raggi Fotonici al Teatro, domenica 10 febbraio alle 16, Veglionissimo in maschera per bambini. Non mancate, c'è da divertirsi. Radio Verde, c'è.
Non sai più cosa fare del tuo vecchio oro? Da oggi a Viterbo c'è una novità. Oro Cash, il mercatino dell'oro usato. Per trasformare in denaro contante l'oro che non usi più o per regalarti un gioiello da sogno senza spendere una fortuna. Vieni a trovarci. Oro Cash, il mercatino dell'oro usato, è a Viterbo, strada Teverina 38, di fronte alle poste in zona Santa Barbara, in via Cairoli 4 e sulla Cassia Nord, località Zepponami a Monte Fiascone. Oro Cash, scopri quanto vale il tuo oro. Da Eurosurgelati Italia tanta allegria e convenienza con le offerte di febbraio. Filetto di scorfano senza spine, 11,80 euro al chilo. Paella di pesce pronta in 5 minuti, 6,40 euro al chilo. Preparato per pasta mare e monti, solo 5 euro al chilo. Insalata di polpo alta qualità, 11,80 euro al chilo. Spinaci confezione da 1 kg, 1 euro. Eurosurgelati Italia vi aspetta a Viterbo, in via Garbini 109, all'interno del parcheggio Leclerc. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, orario continuato. Telefono 0761 35 43 59. Il mercatino del cellulare. Troverai tante novità nel mondo della telefonia, cellulari o smartphone delle migliori marche, nuovi o usati. Puoi vendere o permutare il tuo vecchio cellulare, riparare il tuo PC o telefonino e scegliere l'accessorio che più ti piace. Troverai i migliori gestori di telefonia fissa e mobile. Ti aspettiamo in via Cairoli 8. Non mancare. Diretta Sport. Un appuntamento. Antenna DSL, internet veloce, ovunque senza linea telefonica a partire da 19,90 euro al mese. Ti offriamo soluzioni per la casa e l'ufficio. Passa ad Antenna DSL e se hai già un collegamento senza telefono riceverai 6 mesi di navigazione gratuita. Per info, costi e copertura visita il sito www.antennadsl.it oppure chiamalo 0761 176 2900. Ilco, industria leader in Italia nel settore della lavorazione delle carni ovine. Da oltre 100 anni punto di riferimento per gli allevatori viterbesi. Dal produttore al consumatore, con modernissimi stabilimenti nel rispetto dell'ambiente. Sede ad Acqua Pendente, nel cuore verde dell'Italia. Ilco, vicini a voi, vicini allo sport, orgogliosi di esserci. Tutto per me. Tutto per me. Tutto per noi. Da Planet Pet vi aspettano cani, gatti, roditori, animali esotici, pappagalli parlanti, pesci d'acqua dolce e marini. E poi coralli, acquari, mangimi delle migliori marche, antiparassitari e prodotti fitoterapici. E inoltre, al bagnetto del tuo amico ci pensiamo noi. Planet Pet, prezzi davvero convenienti. È a Viterbo, Largo Africa 5 e 6, www.planetpet.it. Casa Dolce Casa. Non siamo a casa. Meglio, siamo da Dolce Casa a Capranica, un vero paradiso terrestre. Gelati e semifreddi, cioccolato e nocciole, confetteria, tè infusi, caffè, spezie, miele, funghi e tartufi. Inoltre Dolce Casa è anche enoteca, oleoteca, birre artigianali. Puoi trovare prodotti tipici della Tuscia, ceramiche artistiche, cesti regalo di aziende leader. Dolce Casa, Corso Francesco Petrarca 13, telefono 0761 66 0303 a Capranica. Ah, Dolce Casa, una casa piena di bontà. Radio Verde, radio a colori. Bene, io spero e mi auguro che ai nostri ospiti piaccia moltissimo Bruce Springsteen, anni 90, ok, mi stanno facendo segno di sì. Comunque stiamo per intervistare la band Greatest Kiss con Stefano Gatto, Giorgio Pioli, Fabio Marchetti, Ugo Cesario, che però non c'è, credo che sia così la faccenda. Ora andiamo subito a conoscerli. Ci siete ragazzi, fatevi sentire. Sì, sì, eccoci. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, uno alla volta, altrimenti poi non ci si capisce nulla. Allora, il ragazzo di centro si chiama? Fabio. Fabio. Fabio, Fabio Cesario. No, ah, no. Ugo Cesario, Fabio Marchetti. Fatto un po' di confusione. Mi è rimasto in mente Ugo, quello di Fantozzi. Stavo dicendo prima, no? Perché Ugo è un nome un po' particolare che ci piace un sacco e quindi sì. Abbiamo fatto un po' di confusione. Ecco. Allora, Stefano, palco. Giorgio e Fabio, sta di fatto che Ugo non c'è. Allora, voi siete la band
di Viterbo. Sì, tribute band dei Kiss, ufficiale. E come mai vi chiamate in questo modo? Ma Greatest Kiss perché, vabbè, dalle varie... dalle varie moltitudini delle band italiane che ci sono, tribute dei Kiss, dovevamo trovare un nome e questo ci è piaciuto. E tra l'altro, che poi il nome di un album coincideva col nome di un album loro, una raccolta, Greatest Kiss. Meglio? Certo. Da Greatest Hits, Greatest Kiss, c'è tutto sto gioco di parole. Quindi voi siete nati dalla voglia di trasmettere proprio le emozioni che questa storica band ha dato al mondo della musica e al rock and roll. Sì, vari sviluppi di questa band. Prima c'era una pre-band, nei primi... Da 10 anni a questa parte siamo noi la formazione ufficiale. State cercando comunque di riprodurre al meglio e fedelmente tutto, insomma, trucchi costumi, vestiti, anche musica, gli effetti speciali. Certo. Questa mattina però non vi vedo vestiti. Io sì. Io ce l'ho. Ci vediamo per la serata di stasera. Io so questo. Tu sei questo. Esatto. Meraviglioso, veramente. Comunque, oggi siete qua perché c'è la collaborazione con Occhio Music, la sezione musicale di Occhio Viterbese, dobbiamo ricordarlo. Salutiamo Alessia e salutiamo anche Fabio che stanno ascoltandoci. Grazie, prendi ciao, via Fabio, quindi quest'oggi una serie di appuntamenti che ogni sabato, naturalmente, da Radio Verde ci permetterà di conoscere meglio appunto le band della provincia di Viterbo. Il primo gruppo siete voi. Quindi, onorati. Perché i Kiss lo avete detto, cosa avete in comune? Ditelo subito, questo ci piace saperlo. Con tra la noi, band statunitense, i soldi abbiamo in comune, uguale. Stesso, bene, budget. Stesso conto in banca. Questo abbiamo. Ci fa immensamente piacere, ragazzi. Insomma, infatti, non lavoriamo in realtà, noi suoniamo. Questo. Il lavoro è una copertura. Noi abbiamo gli stessi incassi. Allora, vediamo subito a Stefano, cosa si nasconde dietro la maschera che porti quando ti esibisci? Dietro la maschera, dunque, Paul Stanley, il vero Kiss, rappresenta il figlio delle stelle, lo Starseed, quindi è rappresentato con una faccia tutta bianca e una stella sull'occhio destro. Niente, sono il figlio delle stelle, mentre c'è Gene Simmons, che è Fabio, qui mio accanto, prego. Io sono il più cattivo, il demone. Per questo ti ispiri a Gene, perché lui era così? Sì, poi pure per il ruolo che insomma occupo, suono il basso e canto, quindi era tutta una coincidenza, diciamo che vestito da lui lo ricordo nei primi anni 70, quindi insomma, tante coincidenze, poi mi piaceva il personaggio e dicono che mi viene abbastanza bene. Quindi c'è questo alone di mistero che continua ad essere presente in mezzo a voi quando vi esibite, insomma. Sì. Sì. Io ancora quando attacco le locandine dico, sono amici miei, sono bravi, venite a vedere. Bene. Dunque, la vostra formazione invece è quella originaria, no? Sì. Ed ha subito modifiche nel tempo, sì o no? Ditecelo perché ci piace sapere anche questo. Fino ad oggi diciamo di no. Da 10 anni a questa parte è questa? Da 10 anni a questa parte è questa. Solo ultimamente, chiaramente per motivi familiari, fortunatamente, perché il nostro Ugo è diventato papà da poco e quindi... Tanti auguri allora. Sì, e quindi ci siamo dovuti organizzare perché... Chiaramente la moglie insomma ha partorito da poco, certo. E c'è stato un periodo che dovevamo suonare, fortunatamente abbiamo trovato un altro ragazzo un po' più giovane di noi che comunque si è dato da fare parecchio e ha studiato tutti i brani, e quando Ugo non c'è abbiamo Maurizio Fiuggi, ci tengo a dirlo perché ha fatto un lavorone in un mese, ecco. Bravissimo anche lui, quindi. Sì, molto bravo. Mentre Fabio cosa nasconde dietro, ecco, lui le vesti? È Giorgio. Giorgio, sì. Io so fare. Sì, no. Giorgio sarei il micino, il gattino. Stavi un po' nascosto tu, Timido. Peter Chris. Il gattino, Peter Chris, che è quello più buono, così? Però io non sento niente perché non vedo. Benissimo, grazie. Questo è il frastuono della prima puntata, eh? Sì, sì, noi siamo un po' cacciaroni, Ho capito. Siamo pure un po'. Questa sera c'è un appuntamento molto importante, vero? Che vi esibite proprio... Infatti ci teniamo a dire, dunque stasera veramente era stata organizzata un grande evento a Piazza del Sacrario, che però per motivi, diciamo, ecco, i soliti, non per fare polemica, però ecco, i soliti motivi che accompagnano la politica viterbese, purtroppo abbiamo dovuto annullare quella location, ma fortunatamente grazie sia a Occhio Music che... è un altro ragazzo che ha un locale qui a Viterbo, che è il Club degli Artisti, che sta via San Bonaventura. L'evento è spostato solo lì, quindi ringraziamo ci teniamo a ringraziare così al locale che Occhio Music che ha risolto il problema. Quindi suoneremo un po' prima perché poi essendo sabato grasso
la serata dopo il nostro live proseguirà lì all'interno del locale disco. E è una festa a maschera, quindi gradita la maschera anche oltre a noi, per una volta almeno magari si maschererà pure qualcun altro per l'occasione di carnevale. Quindi ripeto, via San Bonaventura c'è questo locale dopo l'Archetto, caffè degli artisti, sì, certo? Sì, sì, il caffè degli artisti. Da Luca, grazie ancora Luca il grande, sì, Luca Talucci. Facciamo una pausa musicale e poi riprendiamo un attimo. Grazie. Questa settimana si inverte, pare siero un anno. Tanto te quise besar que me duelen los labios. Mira que el viento nos hizo cometer estupideces. Los dejo sordos y ciegos tantas veces. Lloré hasta el extremo de lo que era posible cuando creía que era invencible. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante, y lo mejor siempre espera. Adelante. Un día después me la tormenta, cuando menos piensas sale el sol. Tanto sumar pierdes la cuenta, y uno no siempre son dos. Cuando ricordiamo, oggi in collaborazione con Occhio Music, la sezione musicale di Occhio Viterbese prende il via alla radio una serie di appuntamenti che sabato dopo sabato ci permetterà di conoscere meglio le band della provincia di Viterbo. In questo caso, insomma, se volete potete anche chiamare, mandare messaggi al 342 58 07 803. Mancano 7 minuti 8 alle 11, ancora qualche minuto con i Great Skis e poi l'appuntamento al prossimo weekend, come si suol dire in questi casi. Potete seguirci anche tramite internet, lo sapete, in streaming www.radioverde.it. Vorrei anche salutare Fulvio, Michela, Fabio e Alessia, naturalmente, che stanno seguendoci da casa, no, da casa, dall'ufficio di lavoro. Allora, vediamo un po' se ricordo i nomi di questi baldanzosi giovani, vediamo un po' se ho studiato bene, eh? Stefano, sì. Giorgio, Fabio, Ugo non c'è perché è diventato papà da poco, comunque lo sa. No, ma sta arrivando, arriva quando l'intervista col termina, bimbo, col bimbo. Intervistiamo anche il bimbo, carino, mi piace questa cosa. Se lui poi un piccolo kiss in arrivo. Ho capito. Allora Fabio, un effetto speciale che ti piace proporre tutte le volte che vi esibite, c'è uno in particolare? Beh sì, io faccio Air Blood, lo chiamiamo. Sì, prego. Diciamo che a un certo punto della serata, come è l'originale, c'è tutta una sorta. Se volete vederlo, venite stasera. Infatti, è vero. Cioè, io faccio tutta la cosa un po' teatrale, quindi sputo il sangue sul mento, sul devo venire assolutamente. È tutta la cosa. Chiaramente, ospite d'onore. Premetto sempre che viene bene se la
gente partecipa, se c'è l'atmosfera, perché mi sono trovato in alcune situazioni che era proprio fuori luogo, però è una cosa interessante, sempre copiando la loro, insomma. Poi ci piace il mistero, no? Sì, sì, sì. Quello che... E di che sarà fatto questo sangue, tutti mi chiedono. Sì. Di cosa è fatto? Questo... C'ho le galline. È il sangue mio, sarebbe il sangue mio. Io ogni concerto dono un po' di sangue a Gene Simmons. Se no scanno qualche gallina e me la metto nella tasca. Quindi ti associ perfettamente al protagonista, sì, insomma. Mi diverti. All'altro tubo lui, ti diverti. Sì. Ti diverti. Che cosa avete intenzione di proporre prossimamente di bello? Ma sicuramente modifiche alla scaletta, che ormai, insomma, da anni... abbiamo molti brani adesso, poi noi siccome siamo molto appassionati capita che ci dispiace quasi toglierli dalla scaletta alcuni brani, no? Perché magari ne facciamo qualcuno nuovo, però abbiamo della nostalgia dei vecchi, quindi a volte mettiamo, a volte togliamo. Ci siamo proposti, siccome è uscito da poco il nuovo album dei Kiss, Monster, di fare qualche brano dell'ultimo album, e saremo a vedere, ecco. Quest'anno poi abbiamo la fortuna che ritornano in Italia i Kiss veri il 18 giugno a Milano e noi chiaramente saremo in prima fila. Non mancherete di sicuro. È arrivato... ma sto vedendo che è arrivato Ace Frehley, il nostro Ace Frehley. Ugo. Ugo, eccolo qua. Così conosciamo. Vabbè, è arrivato Ace Frehley. Già sei lì. Okay. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Buongiorno Ugo. Buongiorno. Allora. Te vesti i panni invece di chi? Ace Frehley. E come mai hai scelto questo personaggio? Perché gli altri erano tutti stati già presi, scommetto. No, perché è molto bravo a suonare la chitarra. Si dice, via. Vi verremo a sentire questa sera e vedremo, insomma, la bravura. Faremo il confronto. Va bene, tanto siamo lì a via San Bonaventura. L'occasione stasera, diciamo che è gratis, solo per questa sera nel locale l'ingresso è gratuito. Sì, stasera ci sarà questa promozione sulla nuova apertura. Ricordiamo che questa sera, insomma, si esibiscono al club in via San Bonaventura al centro di Viterbo. Ricordiamo infatti che il concerto era previsto presso il teatro Tenda al Sacrario, organizzato in collaborazione con gli amici di Occhio Music, che è stato spostato appunto per motivi tecnici, come abbiamo già detto, a questa sera presso il club degli ascoltatori, degli artisti. Gli ascoltatori sono tutti invitati ad intervenire, a gustare la loro musica, perché sicuramente sarà un momento alquanto emozionante, giusto? Sì, esatto, grazie. Allora ragazzi, siamo giunti alla fine, perché sta arrivando il momento in cui ci saranno le notizie in onda, quindi dobbiamo per forza di cose salutarci. Io mi auguro che vi divertirete tanto questa sera, poi insomma verremo anche noi a vedere quanto sarete bravi. Ok, noi ringraziamo Radio Verde.